nuova rivista, appunto rinnovata, ma anche l'ONAV intende rinnovarsi, sta rinnovandosi. Beh, una domanda fatta a un presidente così è un po' pericolosa. Diciamo che sicuramente io che guardo molto al futuro, penso che il mondo cambi, quindi le associazioni debbano adeguarsi al cambiamento del mondo e quindi ho fatto molta innovazione e chiaramente vedremo i risultati. Mi sembra che comunque funzioni molto bene. È chiaro che ogni associazione, se vuole essere vicina al mondo dei propri associati, deve seguire i cambiamenti del mondo, mantenendo la correttezza e le cose che funzionano bene, la tradizione. Lei che ONAV ha in mente? Che assaggiatore di vino? Io ho in mente un assaggiatore di vino che sia al passo coi tempi, che giudichi un vino nel concetto del rapporto con la tipicità del prodotto, ma di una tipicità che non deve essere avulsa dal mondo. Quindi i canoni storici del buono, del dolce, dell'amaro, del recettivo cambiano. Quindi la tipicità non deve perdersi, ma comunque il giudizio organolettico va evoluto. Come sarà il suo assaggiatore e come si presenta al mondo del vino da raccontare in una rivista? L'assaggiatore è l'house organ dell'ONAV, che è un'associazione di assaggiatori di analisi sensoriali, dove dentro ci sono anche molti enologi, molti professori universitari. Quindi volevamo fare una rivista che fosse seria dal punto di vista dei contenuti, cioè contenuti adeguati anche alle persone che fanno parte dell'ONAV, ma anche un po' croccante, come si dice in termini giornalistici, cioè che non disegnasse un po' di attualità e un'analisi di ciò che accade. Ecco, lei è Dr. Wine, ovvero uno dei massimi esperti di vino in Italia. Dove sta andando il vino italiano, anche alla luce di questa edizione di Vinitaly, 50 anni? Sì, 50 anni di Vinitaly è una cosa bella, figuriamoci, è interessante. Ci sono tante cose che cambiano. C'è un modo di bere vino che è diverso, i giovani bevono meno, bevono in altri contesti, acquistano i vini online, fanno cose che solo 10 anni fa erano impensabili. Noi stiamo andando molto bene con l'export, con la spumantistica, col prosecco, siamo un po' più fermi con gli altri vini. Noi abbiamo una serie di cose che sono positive, cioè vini molto diversi uno dall'altro, abbiamo però la più grande parcellizzazione della proprietà terriera che ci sia al mondo. Forse siamo un po' piccoli per riuscire a ottenere un'attenzione internazionale, un'efficacia su mercati nuovi come quello cinese, che è un mercato difficilissimo da affrontare se non si è in gruppo, se non si è tanti o grandi. Non è un bello per forza essere grandi o brutto per forza essere piccoli, però è un dato di fatto che la Cina ha bisogno di numeri e ha bisogno di un impegno promozionale che indubbiamente i piccoli è molto difficile che riescano a mettere in campo.